saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Luce e a quanti seguono Radio Luce TV. Domenica delle Palme. Con questa domenica ha inizio la grande settimana dell'anno, la Settimana Santa. Nella liturgia rivivono i due momenti fondamentali della Pasqua cristiana: l'ingresso messianico di Gesù nella città santa di Gerusalemme, annuncio e figura della sua risurrezione, la memoria della sua passione, segno di amore immenso nell'accettazione della morte per il perdono dei nostri peccati. E la liturgia si apre rievocando l'ingresso festoso di Gesù a Gerusalemme con le acclamazioni di una folla esultante: Osanna il figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nell'alto dei cieli. Gli evangelisti con questo racconto ricalcano il modello del rito di incoronazione che ha rivestito Salomone quale erede della regalità di Davide, e si rifanno un testo messianico del profeta Zaccaria: esulta grandemente figlio di Sio, giubila figlia di Gerusalemme, ecco a te viene il tuo re, egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro figlio d'asina. Allora per noi la processione delle palme e proclamazione della regalità messianica del Signore Gesù, un re che non viene per dominare, ma per dare la sua vita a nostra redenzione. Subito dopo, la liturgia passa al racconto della passione del Signore nella lettura della parola. Infatti i capi dei giudei complottano contro Gesù, come lo rievoca l'evangelista Marco. Mancavano intanto due giorni alla Pasqua e agli azimi, e i sommi sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di impadronirsi di lui con inganno per ucciderlo. Nel frattempo alcuni pagani si avvicinano agli apostoli e chiedono: vogliamo vedere Gesù? E Gesù risponde: è giunta l'ora che sia glorificato il figlio dell'uomo. In verità vi dico, se il checco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Quel piccolo gruppo di stranieri e il popolo di Israele che acclamano il Signore sono il nucleo della futura comunità cristiana che nasce dalla passione e morte del Salvatore. E la liturgia della Chiesa fedele al dato rivelato indica a tutti noi questo mistero di salvezza di Cristo, figlio di Davide, acclamato Messia, re di giustizia e di pace, morto in croce. Allora, non si tratta di un pio ricordo o di mimare un avvenimento del passato, ma rendere presente oggi l'avvenimento e viverlo con fede. Oggi siamo chiamati a riconoscere la divinità di Gesù Messia e ad entrare con Lui nel dramma della sua passione di amore, per dire con il cuore: dammi la gioia di essere salvato. Certo, ci interroghiamo anche: com'è possibile che il re Messia muoia crocifisso? O viceversa, com'è possibile che un crocifisso, condannato come un malfattore, sia il Messia, il mio Dio? Sarebbe incredibile se Gesù stesso non l'avesse preannunciato: ecco, noi stiamo salendo a Gerusalemme e il figlio dell'uomo sarà consegnato ai sommi sacerdoti e agli scribi, che lo condanneranno a morte,
e lo consegneranno ai pagani perché sia scarnito, flagellato e crocifisso, ma il terzo giorno risusciterà. Infatti San Paolo dirà: noi predichiamo Cristo crocifisso, potenza e sapienza di Dio, perché ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Il racconto della passione del Signore ci invita così a porci una domanda: chi ha fatto morire Gesù? Ci riguarda personalmente, perché tutti siamo chiamati in causa. La passione di Gesù è popolata di complici. Giuda lo tradisce, Pietro lo rinnega, i giudei lo consegnano al governatore romano che lo condanni come un malfattore. Pilato pronuncia la sentenza di morte, i soldati lo mettono in croce. Dietro di loro c'è la folla e con essa ci siamo anche noi, tutti. Perché? Siamo coinvolti, siamo complici del misfatto che si consuma sul Calvario. Ce lo ricorda l'Apostolo Pietro: egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, perché non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia. Dalle sue piaghe siete stati guariti. A cui fa eco Paolo: infatti, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo morì per gli empi nel tempo stabilito. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi, perché mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. E quanto già predetto dal profeta Isaia non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per provare in lui diletto, disprezzato, reietto dagli uomini, uomo del dolore che ben conosce il patire, uno davanti al quale ci si copre la faccia. Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe siamo stati guariti. Allora, questa nostra complicità personale per la morte del Signore, non ci può rintanare tra la gente che nella passione guarda Cristo da lontano, senza intelligenza e senza amore. Ci chiede invece di schierarci con il Cirineo che porta la sua croce, con le donne che piangono per tanto strazio, con il ladro pentito che si affida. Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno, con il centurione che si batte il petto ed esclama: veramente costui era figlio di Dio. Nella settimana santa prostriamoci davanti alla croce del Signore per guardare con il cuore il volto luminoso di Gesù crocifisso, per adorare, per batterci il petto, per confessare i nostri peccati, per commuoverci davanti alla passione del Signore, che è la più grande e stupenda opera dell'amore di Dio, come ha detto il mio fondatore San Paolo della Croce. Ha scritto un uomo di fede, Jürgen Moltmann, pastore protestante: se vogliamo sapere chi è Dio, dobbiamo inginocchiarci ai piedi della croce.
Design, comfort, solidità. Qualità che chiedi nel costruire o ristrutturare la tua casa. Miriam Pavimenti e Rivestimenti ha la soluzione giusta per te. Tocca con mano la nostra ceramica, il parquet, la pietra ricostruita. E con la progettazione 3D avrai subito l'idea del lavoro finito, che sarà eseguito da selezionati posatori. Visita lo showroom di Miriam, aperto dal lunedì al sabato in via Roma 109, a San Zenone degli Ezzelini, Treviso. Informazioni allo 0423 19 96 044 o visita il nostro sito www.miriampavimenti.com. Miriam, pavimenti e rivestimenti nel cuore di San Zenone, a due passi da casa tua. I miei occhi, vedo un po' sfocato. E questi occhiali devono essere pratici, leggeri, alla moda. Ma so io da chi andare. Come dove? Al centro ottico De Poli a San Zenone degli Ezzelini. Mi faccio un controllo alla vista, mi consigliano le lenti più adatte e poi l'altra sera ho visto in vetrina occhiali bellissimi e delle migliori marche: Valentino, Versace, Police, Carrera, Fendi. Uno schianto. Io ci vado subito, è qui vicino. Via Roma 99 a San Zenone degli Ezzelini. Telefono 0423 96 87 03 oppure a Galliera Veneta in via Roma 107. I tuoi occhi, la tua vista, il tuo viso sono importanti. Vestiti bene con Centro Ottico De Poli.